Watashi wa barbaro sensei desu. Niente paura, questa è l'unica frase giapponese che so e vuol dire io sono il professor Barbero. E siamo qui per vedere la seconda delle nostre tre puntate sulla storia dell'antico Giappone. Siamo alla fine del Cinquecento, il Giappone è diviso in tantissimi feudi continuamente in guerra fra loro ed è anche molto aperto all'influenza straniera, all'influenza europea. I missionari cristiani fanno un gran lavoro, battezzano. È stato calcolato che i gesuiti portoghesi in quegli anni hanno battezzato qualcosa come 80 daimyo, i grandi feudatari, e tutti i loro samurai. Insomma, una grossa minoranza dell'aristocrazia giapponese si sta convertendo al cristianesimo. Gli europei sono influenti, sono tanti, ma sono anche litigiosi. Ne arrivano sempre di nuovi, dopo i portoghesi arrivano gli spagnoli e poi gli inglesi, gli olandesi, dopo i gesuiti arrivano i cappuccini e poi peggio i protestanti. E quando un disgraziato protestante olandese o inglese arriva in Giappone, i missionari cattolici si affrettano a spiegare ai giapponesi che quella è gente cattiva, che bisogna tenerli a distanza. E i giapponesi si insospettiscono. Cominciano a pensare che forse dopo tutto tutti questi barbari che arrivano dal mare sono gente cattiva e che è stato uno sbaglio lasciargli così tanto spazio in Giappone. Nel frattempo la storia del Giappone sta cambiando perché sta tornando un potere forte. Tokugawa Ieyasu, cioè Ieyasu della famiglia Tokugawa. Sapete che in giapponese il cognome va sempre prima del nome, non solo sui documenti come da noi, ma anche nell'uso quotidiano. Dunque, Ieyasu dei Tokugawa diventa shogun e impone la sua pacificazione al Giappone. I daimyo sono sottomessi, devono ubbidire a un'autorità centrale, ognuno deve stare al suo posto. Ecco, forse è in quel momento che la società giapponese comincia ad assumere quella caratteristica che ha un po' ancora oggi di una società gerarchica, dove ognuno deve conoscere il suo posto e l'ideale sociale è che ognuno ci resti al suo posto. I daimyo sono pacificati, non possono più fare la guerra, il Giappone per 2 secoli non conosce guerre. E questo provoca una grossa conseguenza. I samurai non sono più guerrieri. Continuano a portare le 2 spade che sono il simbolo della loro condizione. Continuano a servire i daimyo, ma in pratica, come impiegati, fanno un lavoro d'ufficio. E forse è in quel momento che nasce quel mondo rigido, militarizzato dell'azienda giapponese, dell'ufficio giapponese, che noi conosciamo un po' ancora oggi. I Tokugawa fanno anche tante altre cose, per esempio creano una nuova capitale a Edo, che poi diventa Tokyo. E i daimyo sottomessi sono obbligati ogni anno a andare a vivere per un po' di mesi a Tokyo perché lo shogun li vuole tenere sotto controllo. E anche qui nasce una caratteristica che ritroviamo ancora oggi nella società giapponese. Daimyo vengono a Tokyo, si portano dietro i loro impiegati, i samurai. I samurai vivono per mesi a Tokyo, lontani dalle famiglie, fanno il loro lavoro d'ufficio. Quando hanno finito vogliono dire. E la storia ha preso una strada diversa da quella che poteva prendere. Buona visione. All'inizio del XVII secolo, allo shogun, sovrano di fatto del Giappone, viene raccontata questa storia. Un giorno il re dei portoghesi disse ai suoi ministri: lontano, a Oriente, si trova un paese chiamato Giappone, dove abbondano oro e argento. Perché quella terra non dovrebbe far parte dei miei domini? Il modo migliore per diventarne i padroni è per mezzo della nostra religione. Poi invieremo l'esercito. Lo shogun Ieyasu Tokugawa e le sue legioni di guerrieri samurai non si lasciano impressionare dai racconti di invasori stranieri. Ieyasu è un leader forte che ha finalmente portato la pace in un paese tormentato a lungo dalle guerre.
Eppure i pericoli provenienti dall'esterno e l'instabilità interna sono ancora una minaccia. Testimoni oculari hanno raccontato questi anni di un Giappone che si rimette al volere dello shogun come anni straordinari. Queste sono le memorie dell'impero segreto del Giappone. Eravamo in Giappone da 5 o 6 giorni quando arrivò un gesuita portoghese che ci denunciò dicendo che eravamo pirati. Temevamo che ci crocifiggessero da un momento all'altro, dato che è così che giustiziano le persone da queste parti. Ogni giorno speravo di morire. Salvato dal mare e poi imprigionato, William Adams, il primo inglese a mettere piede in Giappone, ha ragione a preoccuparsi. È il 1600 e i cattolici portoghesi hanno ormai da tempo il monopolio dei commerci con il Giappone. Quando William Adams giunge in Giappone, l'Europa è già stata attraversata da guerre religiose. Quindi l'arrivo di un inglese, di un protestante, non viene accolto bene dai missionari cattolici. Ieyasu Tokugawa, l'uomo più potente del Giappone, fa portare Adams al suo castello. Invece di ordinarne l'esecuzione, decide che vuole saperne di più su questo straniero. È un invito davvero inconsueto. Di solito lo shogun riceve soltanto i funzionari di più alto rango. Il sovrano voleva sapere di me, della terra da cui venivo e del motivo che ci aveva spinti a raggiungere il suo paese da tanto lontano. Gli mostrai il nome del nostro paese e gli dissi che volevamo stabilire rapporti di amicizia. Ieyasu però sembra interessato a qualcosa di più dell'amicizia. Mi chiese se nel mio paese c'erano guerre. Gli risposi di sì, contro gli spagnoli e i portoghesi. Mi fece diverse domande sulla mia religione e su che strada avevamo percorso per arrivare in Giappone. Tra una cosa e l'altra rimasi in sua compagnia fino a mezzanotte. L'incontro giunge al termine e prima di andare via, Adams osa fare una richiesta per conto degli olandesi per i quali lavora. Espressi il desiderio di poter commerciare con il suo paese come facevano portoghesi e spagnoli. Quella è musica per le orecchie di Ieyasu. Lo shogun considera i commerci con i portoghesi e gli spagnoli molto importanti, ma è stanco dei missionari cattolici che predicano l'obbedienza a un Dio più potente di lui. Per liberarsi di quelli che considera una minaccia alla sua stessa autorità, Ieyasu decide che il Giappone avrà la sua flotta mercantile. Adams sembra essere la persona giusta. Il pilota inglese è stato apprendista carpentiere navale. Ieyasu gli chiede di costruire due imbarcazioni in grado di affrontare il mare aperto. Gli rispose che non ero un falegname e che non avevo le competenze necessarie. Lui mi rispose: fai del tuo meglio. Se non viene bene, non importa. Quando gli fu chiesto di costruire queste due navi, a William Adams fu riconosciuta una certa autorità. Si trattava delle prime navi europee realizzate in Giappone. Vennero usate maestranze locali sotto la supervisione di Adams. Riuscirono a raggiungere il Messico e a fare ritorno praticamente senza problemi.
Ieyasu ora ha il vantaggio che sperava e può allontanare i missionari cattolici che nel frattempo continuano a convertire giapponesi e a causare problemi. In Giappone la situazione era già abbastanza complicata senza che si intromettessero questi scocciatori stranieri. Molto probabilmente era questo il motivo per cui non voleva missionare in Giappone. Ieyasu sostituisce il suo interprete cattolico con William Adams, che ha imparato la lingua molto velocemente. Ovviamente lui era protestante e Ieyasu sapeva che non aveva alcun interesse ad aiutare i missionari, quindi per lui era un uomo molto prezioso. Ieyasu vuole continuare a commerciare con l'Occidente, ma alle sue condizioni. Adams riesce a convincerlo che i protestanti non hanno alcuna intenzione di convertire il suo popolo. Ieyasu lo nomina suo agente di commercio e Adams riesce a ottenere condizioni particolarmente vantaggiose per la Compagnia Olandese delle Indie Orientali, che si sta espandendo. Gli olandesi possono dirsi soddisfatti. Ho garantito loro privilegi commerciali che spagnoli e portoghesi non erano riusciti a ottenere in 50 anni di presenza in Giappone. Adams si sposa e adotta lo stile di vita giapponese. Indossa gli abiti tradizionali e gli viene concesso il diritto di portare le due spade dei samurai. Gli venne assegnata una tenuta con 70-80 servitori. Era in una situazione di gran lunga migliore rispetto al tenore di vita che avrebbe avuto in Inghilterra. Credo che alla fine non volesse più tornare nel suo paese, perché sapeva che lì sarebbe stato un lavoratore qualsiasi, mentre in Giappone aveva 80 servitori pronti ad esaudire ogni sua richiesta. Forse Ieyasu invita addirittura Adams nella sua chashitsu, la casa del tè, dove possono parlare in privato, lontano dalla politica di corte. Un osservatore occidentale descrive ammirato la cerimonia del tè. Gli ospiti aprono il cancello e percorrono il sentiero attraverso la foresta fino alla casa del tè, contemplando in silenzio tutto ciò che vedono. Lasciano i ventagli e i pugnali in una specie di armadio, posizionato all'esterno proprio a quello scopo. La casa del tè non è solo il luogo in cui Adams e Ieyasu si ritrovano per discutere di politica, ma è anche un rifugio dove ritemprare il loro spirito. Quando ci si ritrova per prendere il tè e conversare, non è previsto che si parli a lungo. Si contempla invece con tranquillità e riserbo ciò che vediamo attorno a noi e nell'animo dell'altro, sforzandoci di comprendere i misteri che vi sono racchiusi. Ieyasu teme che le influenze straniere possano mettere a repentaglio la pace che ha costruito con tanta fatica. Il problema più grande, però, resta mantenere il controllo sui 260 signori locali, gelosi della propria indipendenza, che difendono con straordinari eserciti di samurai. Ieyasu Tokugawa diventa shogun nel 1603 e unifica il Giappone dopo una lunga guerra civile. I signori feudali avevano combattuto per un secolo. Erano stanchi e volevano rafforzare la loro posizione. Ma come racconta un cronista di corte, il compito non sarà per nulla semplice. Aveva conquistato l'intero paese a cavallo, combattendo. Ma da uomo saggio qual era, sapeva che non era quello il modo di governarlo. Il suo unico obiettivo era scoprire il segreto per governare. Governare se stesso, il popolo e il paese. Il fatto che Ieyasu si circondasse di persone valide che credevano in lui lo rese un ottimo leader.
Una storia narra che un samurai di basso rango chiese di incontrarlo. Ieyasu lo ascoltò con attenzione. Non appena l'uomo se ne fu andato, un signore di rango più elevato disse a Ieyasu: «Che inutile perdita di tempo!» Ieyasu rispose: «Ha avuto molto coraggio ad avvicinarsi a me. Se non lo avessi ascoltato, non sarebbe più venuto.» La sua guida, però, non sarà sufficiente ad assicurare la pace. Ieyasu dovrà anche tenere sotto controllo il potere dei daimyo, i signori feudali. I signori locali stavano costruendo enormi feudi sempre più centralizzati. Il loro obiettivo era controllare tutto e tutti all'interno del proprio territorio. Tutti i guerrieri, tutti i contadini, tutte le risorse. Ieyasu permette ai daimyo di governare all'interno dei propri feudi, proibendogli però di prendere qualsiasi iniziativa che possa accrescere la loro posizione o il loro potere rispetto agli altri signori. Nel Giappone di Tokugawa, ai daimyo è permesso avere un solo castello. Se vogliono ampliarlo, devono chiedere il permesso. Vogliono una nuova nave? Devono chiedere allo shogun. Vogliono sancire una nuova alleanza con un matrimonio? Serve comunque il permesso dello shogun. Ieyasu manterrà la pace grazie a questo ordine che coinvolgerà tutta la società giapponese. Il Giappone, creato da Ieyasu, si fonda sugli antichi insegnamenti del confucianesimo, sul rispetto della gerarchia tradizionale e dell'autorità. È un Giappone che valorizza le tradizioni dei samurai. La società giapponese era molto rigida. C'erano moltissime leggi, regole e norme. Ognuno doveva sapere qual era il suo posto nella società e mantenerlo. O almeno questa era la teoria, anche se nella pratica il sistema non funzionava sempre. Tutti i samurai appartengono alla classe aristocratica, sia che si tratti di un daimyo o di un semplice fante. Un gradino più in basso ci sono i contadini. Poi gli artigiani. E all'ultimo posto della scala sociale i commercianti, considerati i parassiti della società. Durante lo shogunato Tokugawa saranno emanate molte regole per controllare e mantenere questa suddivisione, regole che prescrivono persino cosa mangiare e cosa indossare. Signori e vassalli, superiori e inferiori, devono rispettare ciò che è previsto dalla propria posizione nella società. Nessun servitore può, senza permesso, indossare damasco bianco pregiato, abiti di seta bianca foderati, kimono di seta color porpora, fodere di seta color porpora e maniche di kimono dove non sia stato apposto lo stemma di famiglia. Norme e regole servono a mantenere ogni persona al proprio posto. Solo i daimyo hanno la possibilità di ottenere privilegi speciali. Ieyasu decide infatti che i signori devono contribuire alla costruzione del suo castello e del resto della città di Edo. I lavori di costruzione si trasformano in una gara tra i vari daimyo per ingraziarsi il favore dello shogun. In poco tempo il piccolo castello e il villaggio isolato di Edo vengono sostituiti da uno splendido centro urbano. Da esso si svilupperà la moderna Tokyo. Le strade qui sono molto più ampie, lunghe e dritte di quelle della Spagna. Le tengono così pulite che sembra che nessuno ci metta mai piede. Rodrigo de Vivero y Velasco, governatore delle Filippine, naufragato al largo delle coste del Giappone, ospite dello shogun per diversi mesi, racconta lo sviluppo della città di Edo e ne celebra lo splendore. L'aspetto interessante di questo personaggio è che scrisse il proprio resoconto dopo aver lasciato il Giappone. Era un osservatore molto acuto e raccontò aspetti della vita giapponese che nessun altro aveva mai notato prima. Le persone abitano in determinate strade a seconda del loro lavoro e della loro posizione sociale. Ad esempio, in una strada si trovano solo falegnami. C'è una strada dei calzolai, dei fabbri, dei sarti e dei commercianti. I nobili e le persone di un certo rango vivono invece in strade e quartieri diversi rispetto al resto della città. Nessuna persona comune o appartenente a una classe inferiore può mescolarsi a loro.
I daimyo, che sono entrati nelle grazie del grande sovrano, possono vivere più vicini al castello e vengono ricevuti molto più spesso. Vivero e Velasco, durante un'udienza al castello di Ieyasu, vide un potente daimyo giungere al castello a porgere i propri omaggi allo shogun. Entrò uno dei nobili più potenti del Giappone. Dai doni che aveva portato, barre d'oro ed argento e abiti in seta, si capiva perfettamente qual era il suo rango. I doni vennero posti su dei tavoli, ma il sovrano neanche si voltò a guardarli. Una volta giunto a 100 passi dal trono, il daimyo si prostrò, scendendo con il capo così in basso che sembrava volesse baciare il pavimento. Nessuno gli rivolse la parola e lui non alzò mai lo sguardo verso lo shogun. Alla fine qualcuno batté le mani e l'udienza giunse al termine. Non era stata detta una sola parola. Fine dell'udienza. Il daimyo indietreggiò rimanendo inginocchiato. Questa scena colpì molto Rodrigo Vivero y Velasco e gli fece capire l'enorme potere di Ieyasu. Quello che era appena uscito era un daimyo molto potente. Nel suo feudo era despota assoluto, ma diventava umile servitore di fronte allo shogun. Il grande sovrano è riuscito a realizzare il suo sogno. Ora tutto il Giappone è sotto il suo controllo. A 72 anni è ancora molto forte, ma di ritorno da una delle sue consuete battute di caccia con il falco si ammala gravemente. Mentre giace a letto morente, impartisce istruzioni per il suo funerale. Vuole una cerimonia semplice. Le sue ceneri dovranno essere portate in cima a una montagna dove andava spesso con i suoi falchi. Dallassù si domina tutto il paese e il suo spirito potrà spiccare il volo sulla sua adorata terra e tenerla unita. Ieyasu ha forgiato con cura l'ordine su cui si fonda la società giapponese e non ha alcuna intenzione di lasciare il futuro del paese nelle mani del caso. Chiama a sé la sua famiglia. Disse ai figli e ai nipoti che si erano riuniti intorno a lui: siete i miei discendenti e per questo diventerete shogun. Uno shogun deve governare sul proprio paese per il bene del popolo o verrà punito dal cielo. Dovrete governare per il bene del paese, perché questo mondo non appartiene ai Tokugawa e non può sottostare ai vostri capricci. Tra i membri della famiglia c'è un giovane nipote destinato a diventare shogun. Iemitsu crescerà con la ferma volontà di seguire le orme del celebre nonno. Il terzo shogun manterrà il controllo dei Tokugawa sul Giappone, utilizzando qualsiasi mezzo necessario. Iemitsu, il terzo shogun dello shogunato Tokugawa, venera la figura del nonno. Iemitsu ebbe diverse esperienze mistiche. Ogni volta che si sentiva male, diceva che Ieyasu gli appariva in sogno e il giorno dopo stava già meglio. Il suo rispetto verso Ieyasu si trasformò in venerazione. Iemitsu portava sempre con sé un amuleto dove custodiva un pezzo di carta con su scritto: vivere come avrebbe fatto il nonno. Iemitsu cerca di emulare il nonno, ma i suoi metodi sono molto più severi.
Si dice che, diventato shogun, Iemitsu convocò tutti i daimyo a palazzo. Li lasciò tutto il giorno al freddo ad aspettare, senza cibo o riparo. I daimyo iniziarono a temere per la loro vita. Fino a che, alla fine, Iemitsu li fece entrare nelle sue stanze private, dove pronunciò questo ultimatum. Fin dalla nascita mi è stata donata una posizione di dominio e di superiorità. Pertanto tratterò tutti i daimyo come miei sudditi. Chi tra di voi oserà disobbedirmi farà meglio a tornare in fretta al suo castello e prepararsi alla battaglia, perché agirò di conseguenza. Iemitsu è una figura affascinante. Fu il primo shogun che non condusse le proprie truppe in battaglia e che non dimostrò il proprio valore sul campo. Quando diventò shogun, non riservò le alte cariche ai suoi fedelissimi. Iemitsu eredita un paese dove regna la pace. Eppure lo governerà con il pugno di ferro. Si lascia consigliare da pochi e non guarda in faccia nessuno. Non tollera alcuna concorrenza e neanche la rivalità tra fratelli. E infatti ordinerà al fratello minore di suicidarsi. Sotto il suo comando, lo shogunato Tokugawa si comportò in modo arbitrario nei confronti dei signori che non obbedivano agli ordini o che disattendevano le regole e le norme che erano tenuti a rispettare. Un mercante europeo, che è stato anche precettore di Iemitsu, descrive la corte dello shogun. Nessuno osa opporsi alla volontà dello shogun. Lodano o approvano qualsiasi ingiustizia lui decida di commettere, o qualsiasi stravaganza o eccesso egli voglia concedersi. Governare solo con la paura può però fomentare la rivolta. Iemitsu deve anche fare in modo che i daimyo, tutti e 260, gli restino fedeli. In tempo di pace non c'è un nemico comune da combattere, né bottini di guerra con i quali ricompensare i daimyo per la loro fedeltà. Iemitsu deve trovare un altro modo per tenerli sotto controllo. Li convoca tutti alla sua corte a Edo. Come racconta un viaggiatore tedesco, i daimyo non viaggiano da soli. Le guardie del corpo e i portatori procedono con un'andatura spavalda. A ogni passo sollevano i talloni fin quasi a raggiungere le terga, spingendo contemporaneamente il braccio opposto all'infuori. Sembra che nuotino nell'aria. A queste processioni così elaborate spesso partecipano in migliaia. Fanno parte di un sistema chiamato della presenza alternata. Il sistema della presenza alternata subì un'evoluzione nel corso dello shogunato Tokugawa. Sostanzialmente prevedeva che i signori trascorressero parte dell'anno a Edo e parte nei loro feudi. Andavano e venivano seguendo dei calendari stabiliti in modo molto rigido. Le mogli e i figli, invece, dovevano restare tutto l'anno a Edo. Durante lo shogunato Tokugawa, questo sistema rappresentò il modo migliore per controllare dal punto di vista amministrativo i daimyo più lontani. Lo shogun trae anche un altro vantaggio dal sistema della presenza alternata. Riesce a limitare il potere economico dei daimyo. Sembra infatti che, durante il soggiorno a Edo, un daimyo potesse arrivare a spendere anche più di tre quarti del proprio reddito per i cortei e per il mantenimento del proprio esercito di samurai. Grazie a questo sistema, Edo si espanse notevolmente.
si sviluppò una classe di samurai che non conosceva altre città se non Edo, anche se il loro feudo si trovava in qualche landa sperduta del paese. Nascevano a Edo, lavoravano a Edo, conoscevano solo Edo. A Edo, la vita in tempo di pace trasforma completamente l'essenza stessa della vita dei guerrieri samurai. Non è loro consentito portare con sé mogli e figli, e quindi vivono da scapoli. Inoltre, svolgendo solo le loro mansioni ufficiali, lo stipendio che ricevono è modesto. Si alzavano al mattino e si facevano sistemare i capelli da un altro samurai. Poi si recavano al lavoro di sorveglianza nei terreni del loro signore. Questo avveniva ogni 4-5 giorni. Lavoravano solamente al mattino e tornavano a casa per il pranzo. Intorno alle 2 del pomeriggio uscivano per fare un giro in città. Una vita che i fieri guerrieri di un tempo non avrebbero mai potuto immaginare. Nella città di Edo, i samurai si trasformano rapidamente da soldati a burocrati. Ai samurai non era permesso lavorare. Ricevevano abbastanza soldi da potersi mantenere. Nella maggior parte dei casi trascorrevano le loro giornate a casa di un amico, bevendo, chiacchierando, studiando, compiendo la cerimonia del tè, leggendo libri con vecchi racconti di guerra e immaginando come sarebbe stato vivere un secolo prima. La vita nel Giappone del 600 non conosce più i pericoli della guerra. Ma ci sono minacce anche in tempo di pace. Le regole e le norme sono molto rigide e le pene per chi osa disobbedire sono altrettanto severe. Il vento di primavera soffia e sparpaglia i nostri bianchi fogli, mentre gonfi di gratitudine gli aperti cancelli attraversiamo. Ci sono 5 strade principali che portano a Edo e lungo queste strade vengono istituiti diversi posti di controllo per far rispettare le leggi volute da Iemitsu. Lo shogun ha migliorato il sistema stradale per permettere ai suoi messaggeri di raggiungere qualsiasi zona del Giappone in tempi rapidi. Inoltre, i daimyo e i loro samurai possono andare a Edo più facilmente. Tuttavia, per la maggior parte dei giapponesi, viaggiare rappresenta un'impresa piuttosto ardua. Il fiume di persone che entra ed esce dalla città di Edo viene controllato attraverso un'infinità di leggi e regole. Quasi tutti devono avere un passaporto. Le uniche eccezioni riguardano gli artisti itineranti che possono confermare la loro identità dimostrando il loro talento, o i lottatori di sumo, il cui girovita è una prova più che sufficiente della loro professione. I contadini di solito non hanno il permesso di spostarsi da un villaggio all'altro. Il governo preferisce che restino a lavorare nei campi. Chi non ha i documenti necessari spesso cerca di evitare i controlli sgattaiolando lungo le strade secondarie. Ma per chi viene scoperto, le pene sono molto severe. Secondo la tradizione giapponese, le punizioni prevedono la crocifissione per gli uomini e la riduzione in schiavitù o i lavori forzati per le donne. Con così tante leggi e restrizioni, è impossibile sapere quando gli editti dello shogun potrebbero davvero essere applicati. Era una specie di teatro della punizione, per spaventare la gente e fare in modo che rispettasse le regole. Un governatore che avesse ravvisato un degrado della moralità poteva prendere una persona a caso e punirla severamente. A
Eppure, contro tutti i pronostici e nonostante questa incertezza, sempre più giapponesi si mettono in viaggio. Si spostano da un villaggio all'altro lungo le strade rese ora più sicure. La strada più trafficata è la Tokaido, lunga quasi 500 chilometri, che congiunge Kyoto a Edo. Ha ben 53 stazioni di sosta. Queste stazioni, lungo le cinque strade principali del Giappone, dove la gente sostava, crebbero e divennero delle città vere e proprie. C'erano locande, bordelli, ristoranti, luoghi in cui si vendevano medicinali. Si sviluppò una vera cultura della stazione di sosta. Durante il periodo Tokugawa, la gente era spinta dalla curiosità. Si iniziò a pensare al Giappone come a una nazione. I diari di viaggio diventarono i libri più venduti. Tsujo Inoue è una giovane donna samurai che tiene un diario del suo viaggio lungo la Tokaido. Una catena montuosa si erge al di là delle nuvole e l'acqua scende lungo le rocce con un rumore assordante. Salendo ci sembra di essere spinti indietro con forza. Invece durante la discesa ci sembra di scivolare come se non ci fosse nulla a trattenerci. Quindi spesso abbiamo paura. Le locande presenti lungo il percorso offrono ai viaggiatori come Tsujo sollievo e riposo. Si sta recando a Edo per entrare in servizio presso la residenza di un samurai di alto rango. Anche se è in viaggio per motivi ufficiali ed è accompagnata dal fratello, Tsujo incontra non poche difficoltà. Le regole sono rigide per tutti i viaggiatori, ma per le donne in modo particolare. Per le donne del XVII secolo viaggiare era molto difficile. Dovevano ottenere il permesso della famiglia, che di solito preferiva che rimanessero in casa a pulire e a cucinare. I permessi di viaggio per le donne erano più complessi. Spesso ai posti di controllo non potevano passare perché venivano sottoposte a un'ispezione molto approfondita. Era una perquisizione personale e non in tutti i posti di controllo c'erano funzionari che potessero farlo. I funzionari stanno sempre molto attenti alle donne che si travestono da uomo. Arrivata ad un posto di controllo, Tsujo viene mandata da una funzionaria più anziana. Mi ha perquisito una donna dall'aspetto rude. Mi ha passato la mano tra i capelli dicendo qualcosa con un forte accento. È stato molto spiacevole, ma non avevo alternative. Ho avuto paura di quello che avrebbe potuto fare. Ad un altro posto di controllo la fermano perché ci sono problemi su come è scritto il permesso. Quando ho presentato il mio documento ufficiale non mi hanno fatto passare. Perché sul mio permesso c'era scritto solo che era una donna. E non una giovane donna con maniche aperte e lunghe. Sono dovuta tornare alla locanda. Ero davvero triste. Tsujo è preoccupata che non le permettano di proseguire il viaggio. Non chiude occhio tutta la notte, come racconta nel suo diario. Le mie lacrime offuscano la luce della candela. Non trovo pace. Non ci sono parole per descrivere quanto tutto questo sia deprimente. Verso le 4 del mattino ho sentito dei viaggiatori che si chiamavano l'un l'altro e si preparavano per partire. Ho sentito nitrire i cavalli e il rumore delle staffe. Che invidia.
Ho trascorso giorni e notti a riflettere sugli ostacoli che le donne devono affrontare. Tsujo non è la sola a trovarsi in una situazione difficile. Sotto il comando di Yemitsu, chiunque può essere punito se non rispetta le sue regole. Ma c'è un gruppo in particolare che viene perseguitato solo per il suo credo: i cattolici. Lo shogun Yemitsu offre ricompense a chiunque collabori all'arresto di giapponesi che predicano o praticano il credo cattolico. Dice l'editto del 1635. Chiunque fornisca informazioni su dove si trovano i seguaci dei preti verrà adeguatamente ricompensato. Chiunque fornisca informazioni su dove si trovano i preti di rango elevato riceverà 100 pezzi d'argento. Non bisogna dimenticare che in quel periodo della storia del Giappone era in atto una repressione e che le autorità e lo shogun volevano che la società giapponese restasse esattamente com'era. Questo portò alcune persone a ritenere che il cattolicesimo fosse un movimento sovversivo e che stesse stravolgendo il tessuto sociale. Quando Yemitsu diventa shogun, tutti i missionari stranieri sono già stati cacciati. Ma i giapponesi convertiti, i giapponesi cattolici, sono rimasti fedeli al loro credo. La fede di molti cattolici giapponesi era fortemente radicata, soprattutto in quelle zone dove il cattolicesimo si era consolidato da 3 o 4 generazioni. Lo shogun è un grande nemico dei cattolici. Un mercante europeo racconta delle persecuzioni in continuo aumento. "55 persone subirono il martirio perché non volevano rinunciare alla loro fede in Cristo. Tra loro c'erano anche bambini di 5 o 6 anni, bruciati vivi tra le braccia delle madri, che gridavano: Gesù, accogli le loro anime. Il terzo shogun, Yemitsu, era ossessionato dal cattolicesimo in modo morboso, patologico, direi. I cattolici venivano considerati una grave minaccia al suo potere. Fece di tutto per cercare di estirpare il cattolicesimo, che veniva descritto come il peggiore dei mali, una religione maligna e sovversiva. Per questo arrivò ad applicare misure così estreme, pur di eliminarlo. Nonostante le persecuzioni, il cattolicesimo sembra aver toccato nel profondo molti giapponesi scontenti. Essi prendono sempre più coraggio e sono disposti anche a morire per difendere la loro fede. Sono un giapponese e un gesuita. Non ho commesso alcun crimine. Ma muoio per aver predicato la religione di nostro Signore Gesù Cristo. Sono molto felice di morire per questa causa. Per me è una vera benedizione. Sono convinto che non esista altra via che quella cattolica per raggiungere la salvezza.
La questione dei cattolici, soprattutto nel sud, dove ne vivono molti, diventa per Yemitsu un problema sempre più serio. A peggiorare le cose, poi, c'è il fatto che molti cattolici in passato sono stati samurai, che ora sono costretti a lavorare come braccianti o contadini. Ma nell'animo continuano ad essere dei guerrieri, oltre ad essere molto esperti nell'uso delle armi. Per Yemitsu questo è inaccettabile. Il pugno di ferro dello shogun si abbatte su ogni singolo aspetto della vita dei contadini. I contadini devono lavorare nei campi dall'alba al tramonto. Le mogli e le figlie devono preparare 3 pasti al giorno, legare le fasce rosse intorno alla testa e portare i pasti nei campi. Quando gli uomini tornano a casa dopo il tramonto, le cognate e le cugine devono mettere i piedi screpolati degli uomini sulle pance delle mogli e massaggiarli. E come se non bastassero i severi editti dello shogun, ci sono anche pesanti tributi da pagare. Si pagano tasse sulle finestre e sugli scaffali, una tassa per ogni neonato e una tassa per ogni defunto. I contadini pagano le tasse in riso, la moneta dell'epoca. Paradossalmente, però, non possono mangiarlo, anche se sono loro a coltivarlo. È il daimyo che riscuote le tasse che gli serviranno per finanziare i suoi sfarzosi viaggi a Edo e per pagare gli stipendi dei samurai. Come lamenta uno scrittore giapponese, i contadini sono in seria difficoltà. Di anno in anno i contadini sono sempre più stanchi. Come possono continuare a vivere in questa situazione? All'estremo sud del paese, nella penisola di Shimabara, la siccità e la carestia hanno ulteriormente impoverito un raccolto già misero. Chi non può pagare le tasse viene severamente punito. Nel dicembre del 1637, un episodio fa esplodere il malcontento popolare a lungo represso. La figlia di un contadino che deve pagare delle tasse arretrate viene sequestrata e torturata. Fuori di sé dal dolore, il padre e un gruppo di amici uccidono il governatore locale. Tutto il villaggio, samurai, contadini e cattolici, si ribella. In breve tempo, tutta la zona cade nelle mani dei ribelli, che sono quasi 40.000.
Quella che era nata come una sollevazione popolare contro la tassazione che colpiva così duramente i contadini e li costringeva quasi alla fame, si trasformò in una rivolta di matrice cattolica. Un mercante europeo racconta la rivolta. A pochi giorni dallo scoppio della rivolta, i cattolici si unirono ai contadini. Proclamarono a gran voce in tutto il paese che era giunto il momento di vendicare il sangue innocente dei tanti credenti e sacerdoti cattolici uccisi e che erano pronti a morire per la loro fede. I ribelli si rifugiano in un castello abbandonato, circondato dal mare su tre lati. Sentendosi al sicuro, portano con sé anche mogli e figli e vi si barricano. Era un vero shock per quei tempi. I contadini erano gli ultimi tra gli ultimi, erano i poveri, non avevano alcun diritto di ribellarsi, ma erano anche maledettamente bravi dal punto di vista militare. Stavolta lo shogun aveva serie ragioni per essere preoccupato. Quell'episodio poteva stabilire un precedente e incendiare altre aree del paese dove la popolazione rurale era stanca di una tassazione così pesante. Lo shogun non tollera dissidenti, tantomeno se si rivolgono a Cristo in cerca di aiuto. Invia perciò le sue truppe a Shimabara per sedare la rivolta. Ma per 4 sanguinosi mesi, pur essendo rimasti senza cibo, i ribelli riescono a respingere gli attacchi dell'esercito dello shogun. Lo shogun è talmente esasperato da quella rivolta che non riesce a domare che chiede agli olandesi di inviare una nave armata di cannoni per attaccare il castello sotto assedio. Gli olandesi erano restii a partecipare a quell'operazione militare, ma non volevano certo perdere i vantaggi commerciali di cui godevano. Se non avessero obbedito agli ordini dello shogun, lui avrebbe potuto dire: fate i bagagli e tornatevene a casa. Lo shogun ordina che il castello venga dato alle fiamme. I ribelli continuano a combattere, ma il loro destino è segnato. Alla fine gli assediati vennero presi per fame e il massacro che ne seguì fu terribile. Quella fu l'ultima rivolta nella storia del Giappone. La rivolta di Shimabara è la scusa che lo shogun aspettava per estirpare definitivamente il cattolicesimo dal Giappone. Lo shogun adottò misure draconiane. Voleva sottrarre il Giappone all'influenza cattolica, ma come? Isolandolo completamente. Probabilmente pensava che gli stranieri fossero la causa di troppi problemi e complicassero inutilmente la vita del paese. Decise quindi che avrebbe cercato di mantenere la società giapponese così com'era. Non voleva cambiamenti. Le nuove leggi del terzo shogun vietano ai giapponesi di viaggiare. Chi è in patria non può partire, chi è all'estero non può tornare. Per chi disobbedisce c'è la condanna a morte. Per essere sicuro che i suoi editti vengano rispettati, lo shogun fa distruggere tutte le navi in grado di viaggiare in mare aperto. Vieta inoltre l'ingresso di qualsiasi nave proveniente dall'Europa. Solo gli olandesi possono restare e commerciare, ma devono rispettare pesanti limitazioni. Le limitazioni ai viaggi per mare servivano a evitare qualsiasi contatto non autorizzato con il mondo esterno e a controllare i commerci, oltre a impedire ai missionari cattolici di raggiungere il paese per convertire i giapponesi. La politica estera Tokugawa si affidava a questi divieti per salvaguardare lo shogunato. Per alcuni, l'isolamento del Giappone nacque da lì. 2 anni più tardi, sfidando i divieti imposti dallo shogun, arriva in Giappone una delegazione commerciale portoghese. Lo shogun non mostra alcuna pietà
e ordina l'esecuzione di 57 delle persone a bordo, gli ambasciatori e il loro equipaggio. Poi fa bruciare la nave. I pochi superstiti vengono rispediti in patria affinché anche in Europa si sappia che a coloro che dal Portogallo sbarcheranno lungo queste coste verrà riservato lo stesso trattamento. Che si tratti di ambasciatori o di semplici marinai, che siano giunti qui per sbaglio o per colpa di una tempesta. Non verranno risparmiati neanche lo stesso re del Portogallo o il dio dei cattolici, se dovessero decidere di venire qui. Le porte del Giappone rimarranno chiuse all'Occidente per due secoli. La volontà dello shogun ha prevalso. Molti, però, si chiedono se questo impero isolato riuscirà a sopravvivere in un mondo che sta cambiando rapidamente.